tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come avere dei capelli lisci, effetto piastra senza utilizzare la piastra. Perché in realtà avevo fatto già un altro video, però quel metodo lo utilizzo in estate perché i capelli devono essere bagnati. In questo caso, con la mia cervicale, col freddo di febbraio, non mi sembra il caso di proporre un video di quel tipo. Quindi vi faccio vedere come parto dai capelli asciutti per fare un effetto piastra. I miei capelli in realtà sono mossi lisci, quindi ho dei capelli non così tanto indomabili, però comunque rispetto all'effetto piastra ce ne passa, e quindi voglio farvi vedere come evito di utilizzare la piastra. La piastra la riservo proprio ad occasioni speciali, quali cresime, battesimi, comunioni, matrimoni e o eventi particolari. Per il resto evito proprio di usarla, altrimenti mi si spezzano i capelli, mi si creano le doppie punte e non crescono, perlomeno per la mia esperienza. Mi scuso anche per il pigiama, ma di solito quando faccio queste operazioni sono sempre in pigiama. Allora, questi sono i miei capelli pieni di baby hair e cose di questo tipo. Mi servo di un mollettone, una pinza. Vado a lavorare non su diciamo una ciocca alla volta, però su un gruppo di capelli, sì, per fare una cosa il più precisa possibile. Io in tutto ciò spero, come al solito, di aver acceso il microfono, ma ormai non mi stupirei se in post produzione mi accorgessi del contrario. Allora, la prima cosa che vado a fare è utilizzare un balsamo di quelli senza risciacquo. Questo io lo compro dalla parrucchiera, cioè l'ho scoperto dalla parrucchiera e lo compro anche in realtà online perché trovo delle offerte di Milkshake. È il mio balsamo preferito, innanzitutto perché sa di Milkshake, ma poi perché è ottimo l'effetto che dà e contiene proteine del latte, miele e estratto di frutti. Mi piace da morire. Adoro. Utilizzo anche un pettine come questo, una spazzola come questa, che è di Tech, Made in Italy, setole naturali. Li pettino bene, ovviamente il balsamo mi aiuta a districarli, ma soprattutto a renderli lisci, effetto spaghetti. E si asciuga da solo, ma non è che li va a bagnare. Vi farei sentire il profumo di questo balsamo, che io adoro follemente. E una volta che li ho lisciati, prendo una lacca oppure uno spray fissante. Io utilizzo questo qua che è di Capello Point e si chiama Finish 2 Gel Spray Disciplinante. Lo vado a spruzzare sulle setole. E poi lo vado a passare sui capelli. In questo modo vado a fissare. In questo modo vado a fissare, diciamo, l'effetto che ho avuto. Io ora aspetto che il balsamo si asciughi. Continuo. Balsamo.
spray. Continuo. Mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente i capelli devono essere stati lavati almeno il giorno prima, altrimenti esce un mix di sebo in eccesso e di queste cose, quindi o la sera prima o prima di fare queste operazioni asciugati con il phon, ovviamente. Ecco, questo è l'effetto capelli naturali, che non voglio assolutamente. Ed ecco qua il risultato finale, io spero vi piaccia, ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!